serata, o quasi, perché qua pare che in quanto a fuochi veramente stasera, anzi stanotte, non ci siamo fatti mancare niente. Siamo dunque in chiusura di questa diretta. Quello che vedete non è una rappresentazione anticipata di San Gregorio Armeno, se mi togli quest'audio di fondo dall'orecchio che è terrificante, che okay, già ho sentito un frastuono incredibile all'improvviso, è lo staff di isolaverdetv.com, il viragnese che ha curato questa diretta con me, Francesco Castaldi, ma che non avete visto, ma che è stato preziosissimo perché insomma ha curato tutta la parte logistica, lì poi che ve lo presento a fare, in particolare agli Schitani, l'eroe dei due mondi, Giovanni Acono, il nostro operatore. Se per caso a Violet lì in quel di Forio ci stanno ancora seguendo, allora io vi chiedo di far uscire un attimino all'esterno, insomma dovunque avete il monitor, il nostro Jacopo Regine, perché tra poco c'è un saluto anche per lui. Saluto e ringrazio anche Francesco De Luisa e tutti coloro che fanno parte di questa struttura. Siamo un gruppo, o meglio sono un gruppo di giovani che insomma pian piano sta costruendo un progetto editoriale davvero interessante. Il mio e il nostro saluto però va soprattutto a Jacopo che insomma ci aiuta, ci supporta, ci dà una grossa mano. Grazie a lui e a tutti quelli che hanno una passione come ce l'ha lui, questa avventura sono certo potrà andare avanti a lungo. Noi intanto dobbiamo chiudere perché il satellite chiama. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento al 2014 con la festa a mare agli scogli di Sant'Anna. Noi ci saremo, poco ma sicuro. Alla prossima, ciao.